Passiamo adesso al secondo contributo di oggi che ci è presentato da Alessandro Conte, che già ha un'ampia bibliografia da più di una dozzina d'anni, che tratta spessissimo di storia dell'educazione, di storia religiosa dell'Italia del nord, del confine sul Trentino tra Italia e Impero. Oggi ci presenta un intervento sul educare attraverso all'amicizia, attraverso l'amicizia sulla società nobiliare italiana del Seicento. Grazie e buongiorno a tutti. Nell'orizzonte mentale degli aristocratici si sente a premere. Ok, grazie. Nell'orizzonte mentale degli aristocratici secolari italiani dell'età barocca, l'amico vero è la persona con cui condividere interessi sociali, alla quale confidare pene e soddisfazioni, chiedere consiglio e fare appello nel bisogno di un intervento mediatore, per esempio a corte o in una vertenza d'onore. A parere del duca milanese Gabrio Giuseppe Serbelloni, poi, una solida amicizia deve fondarsi specialmente sul, cito, genio, sull'obbligo, ossia sulla obbligazione, e sulla parentela reciproca tra gentiluomini. Tuttavia, l'universo nobiliare italiano del secolo XVII, così complesso sul piano politico-istituzionale, esige che le marques de bonté d'amitié non siano dettate unicamente dalle pulsioni primitive dell'individuo. Il naturale trasporto dell'affetto deve passare attraverso il filtro di regole comportamentali codificate da consolidate convenzioni nei rapporti interpersonali di una società cavalleresca. Formare dunque a una corretta gestione dell'amicizia, adeguando gli insegnamenti classici di Cicerone e di Agostino alla temperie politico-religiosa che fa seguito al Concilio di Trento, è un compito spesso arduo assegnato a precettori, maestri e governatori dell'aristocrazia. Nei palazzi delle diverse casate, nelle paggerie delle corti dei principi, quindi soprattutto a Torino, a Mantova, a Parma, a Modena e a Firenze e Pisa, presso i collegi d'educazione per nobili e nelle accademie cavalleresche, le élite politiche pretendono che i loro putti e giovinetti siano indirizzati a una relazionalità intracettuale e intrasessuale che è mirata al mantenimento di un ordine sociale a un tempo gerarchico, aristocratico, cattolico. In sostanza, dunque, la classe dirigente è costretta ad ammettere che l'amicizia virtuosa non è una conseguenza immediata e quasi necessaria della qualità del sangue. E questa è una constatazione che è sostenuta anche da accreditati professori d'onore. Solitamente i membri della nobiltà si trovano concordi sull'assunto che l'amicizia vada educata e addomesticata, in quanto i giovani cavalieri, come osserva il patrizio e precettore romano Bruto della Molara, cito, se lo sapessero, più stimerebbero la realtà di tal nome e gli saprebbero mantenere gli amici fatti che gli hanno. Ma più in generale, l'Italia nobile del Seicento, l'Italia nobile del Seicento è ostile alle amicizie particolari dei fanciulli e degli adolescenti, poiché queste prevaricano spesso la modestia e annullano le disuguaglianze di ceto, eludendo, cito, le obbligazioni della nascita. Nell'internato dei collegi e delle paggerie si vigila pertanto non solo sui rapporti di familiarità tra giovinetti, ma anche sulle relazioni tra i convittori e i loro parenti. La misura di severità impiegata si adegua alle consuetudini degli istituti, alla personalità dei loro preposti e alle influenze politico-familiari contingenti.
Come ammonisce nel 1685 il padre somasco Benedetto Pallavicino, rettore del Collegio Clementino di Roma, cito: «Chi vuole che i giovanetti facciano riuscita, non bisogna si divertino dalle regole del convitto». E quanto sia ingenua e focosa la gioventù, drammaticamente cito, posta nel bivio di inviarsi ad una virtuosa o ad una viziosa vita, lo sa bene anche il gesuita Carlo Gregorio Rosignoli da Borgomanero, che nel 1699 pubblica il suo trattato L'elezione dell'amico con dedica ai convittori del Bolognese Collegio dei Nobili. Sostanzialmente i precetti che il predicatore Rosignoli cerca di instillare nei piccoli cavalieri sono un compromesso tutt'altro che originale tra il razzismo della nobiltà definito tra 5 e 600, l'eredità dell'umanesimo e la morale cattolica dell'età della Controriforma. Svolgendo una lutulenta prosa barocca, il libro loda infatti, cito, «la chiarezza dei natali, illustrata dallo splendore delle virtù, le quali la rendono più riguardevole e gloriosa». Carlo Gregorio Rosignoli, sorretto da reiterati riferimenti ai classici Cicerone e Agostino e coadiuvato da una serie di aneddoti edificanti, propugna il concetto d'amicizia particolare tra due maschi timorati di Dio e premurosi nell'assistersi l'un l'altro spiritualmente e materialmente. Volendo, egli avrebbe potuto attingere anche al cortigiano di Baldassare Castiglione e agli autori canonici della scienza chiamata cavalleresca, si pensi a Muzio, ad Albergati, a Baldi, che hanno contribuito a modellare la forma del vivere e il corpus dottrinale laico dei gentiluomini italiani d'età moderna. Tuttavia la formazione religiosa post-tridentina di Rosignoli, che lo allontana dall'etica secolarizzata di un Castiglione e dalla visione aristocratico-militare dei professori d'onore, esime il predicatore gesuita da citazioni simili, cui egli preferisce il più rassicurante ricorso diretto ai grandi dell'antichità latina e cristiana. Il gesuita Rosignoli non manca di scagliarsi contro, cito, i ribaldi compagni, i giovinastri dai cervelli dissennati, che irretiscono i giovanetti con la perfidia del loro linguaggio e con le subdole lusinghe delle loro opere. I discorsi che questi falsi amici imbastiscono contro la catechesi romana, a giudicare dalle espressioni che Rosignoli riporta, hanno una natura istintiva e brutale, non si strutturano cioè in ragionamenti dotti e sistematici. Configurandosi come reazione primitiva ed elementare alle leggi morali e sociali dominanti, essi dimostrano i pericoli insiti nel frequentare persone di bassa estrazione sociale, ma anche cavalieri violenti e dissoluti. Un fondamento filosofico intellettuale robusto presiede invece a un'opera letteraria la cui notorietà viene ostacolata in età barocca dalla condanna inappellabile della sede apostolica. Eppure la paternità dell'Alcibiade Fanciullo a Scola spetta a un minore conventuale, a quell'Antonio Rocco che, discepolo dell'aristotelismo eretico padovano, è membro dell'Accademia Veneziana degli Incogniti, è stato lettore di filosofia per numerosi nobili veneti. Uno dei suoi più illustri estimatori, il patrizio e letterato anticlericale Giovanni Francesco Loredan, ha curato nel 1650 o 1651 la pubblicazione Alla macchia dell'Alcibiade. Come è caratteristico del movimento libertino veneto, al quale il libretto appartiene a pieno titolo, l'Alcibiade privilegia il tema della sodomia. O più precisamente, il racconto della seduzione di un nobile allievo da parte del suo precettore, ambientata nella Grecia antica, offre a Rocco il destro per celebrare la naturalità e la preminenza della pederastia. Non c'è spazio per una condivisione delle regole morali sull'amicizia, di cui si farà paladino nel 1699 il gesuita ortodosso Rosignoli.
anche l'equazione classica tra virtù dell'anima e bellezza del corpo, che si ripeterà più volte nell'elezione dell'amico, qui si presta a un ribaltamento decretato da accenti giustificativi dell'amore omosessuale alla greca. Cito: «La natura dei fanciulli è indomita, fiera, mancante del ragionevole, di modo che se queste amarezze non si temperano con i dolci affetti d'amore, diventano velenose e mortifere». Di fatto, l'aristocrazia della nascita rappresenta per tanti convittori, paggi e allievi un incentivo, un pretesto e uno scudo per soddisfare il loro bisogno di compagnia e tenerezza, oppure il loro orgoglio e la loro lussuria. Le occasioni esterne di cui approfitta, cito, questa nobile e studiosa gioventù, sono diverse e ne danno attestato innumerevoli documenti epistolari del tempo. Innanzitutto, una volta partiti dalle dimore avite, i ragazzi sfuggono al controllo diretto del pater familias e spesso i precettori privati, le figure di autorevoli personaggi invitati a intervenire, cito, con la loro protezione, i loro amorevolissimi e prudentissimi consigli, non posseggono né la forza né i mezzi per supplirvi. Inoltre, il governo di una paggeria di solito non è così ben organizzato e severamente attrezzato da poter contrastare le provocazioni dei ragazzi più sfacciati e arroganti. E ancora, i religiosi intransigenti posti alla guida di un collegio devono talvolta cedere alle posizioni più morbide e mondane espresse dalle casate d'origine dei giovinetti che sono stati consegnati alle loro cure. Se nel 1685 padre Pallavicino, che abbiamo già incontrato come rettore del Collegio Clementino, permette al marchese veronese Giovanni Carlo Malaspina di recarsi a pranzo dall'adulto parente Ferdinando Malaspina, lo fa solo perché, cito, quando i loro signori, che sono i padroni, cioè i padri dei convittori, comandano, ci stringiamo nelle spalle ed ubbidiamo. La questione assume notevole delicatezza proprio nel caso della sorveglianza che gli educatori intendono espletare sulle familiarità, amicizie e confidenze dei fanciulli e adolescenti. Non voglio essere tutto il dì bastonato come si fanno gli asini, è quindi la dichiarazione che il marchese Alberico Malaspina di Verona, allievo del Gesuita Collegio dei Nobili di Brescia, rende al genitore Ippolito nel 1690. Per la sola ragione, come egli sostiene, cito, di avere per due o tre volte parlato di sera nel tempo che si va a letto e non essere riuscito a frenare il riso per due o tre volte mentre lo si redarguiva, Alberico è stato castigato dal gesuita padre Francesco Bevilacqua all'Azzise in maniera esorbitante, con 5 giorni di silenzio assoluto e proibizione del gioco. Ma a questo punto ci si può chiedere se nell'Italia barocca possa evolvere un rapporto di affetto e confidenza fra maestro o governatore e discepolo, individuare in base a quale parametri si possa applicare a tale relazione il termine di amicizia. Ho accennato alla sollecitudine che trasporta le famiglie dell'aristocrazia in merito alla relazionalità intragenerazionale dei loro figli giovinetti. Nel caso per contro di un'amicizia tra precettore e allievo, il timore di uno stravolgimento dell'ordine sociale si unisce alla consapevolezza dei rischi insiti in una familiarità tanto accentuata da deteriorare la riverenza che ogni discepolo deve prestare a un pedagogo, cito, atto a governare con il buon esempio e tanco con l'autorità. In ogni caso, l'attenzione del cardinale Rinaldo d'Este è tutta rivolta a preservare l'onore del ragazzo e della dinastia, quando nel 1671,
apprende che il cugino e pupillo 18enne Cesare Ignazio d'Este non accetta di abbandonare l'amato maestro oratoriano Bouturon dell'Académie Royale di Juilly. Come ammonisce il Porporato Estense, non senza riferimenti tomistici, l'uomo deve, cito, tenersi libero sempre da simili affezionamenti, aerei, ma dell'infima regione. E tanto più chi è nato principe ed ha preciso obbligo di render sempre ragione a Dio e al mondo d'ogni suo volere per tenerlo in totale regola alla ragione superiore. Anche le casate che, a differenza degli Estensi o dei Savoia, non sono chiamate alla sovranità su stati regionali, osteggiano di regola una comunione d'affetto tra precettore e ragazzo nobile, poiché essa minaccia di travolgere discrimini e convenienze della nascita e della professione. È vero che nel 1679 il conte milanese Ercole Visconti di Saliceto si augura che Giovanni Battista Telo, cito, assisterà con ogni affetto e prudenza i giovani Pietro Francesco Visconti e Giovanni Battista Izaga Malaspina. Tuttavia questo affetto non è il medesimo che unisce due amici nell'uguaglianza, ma piuttosto ricorda in parte quello che un padre prova verso la sua prole, a lui sottomessa. Non bisogna dimenticare, infatti, che nell'Italia del XVII secolo, dove la famiglia è aristotelicamente intesa come cellula primigenia della società, i governatori e istitutori adempiono a funzioni delegate loro dai pater familias. Malgrado tutti gli intralci morali, culturali e sociali che vi si frappongono, tuttavia, un'amicizia tra educatore e discepolo è ancora possibile in Italia nell'epoca barocca. Un contesto umano relativamente propizio per lo sviluppo di un rapporto esclusivo di sintonia e affetto, al di là dei formali impedimenti introdotti dalle disposizioni sovrane, è rappresentato proprio dalle corti dei principi. Grazie alla minor presa disciplinare dei monarchi rispetto ai gesuiti sugli organismi istituzionali che da essi dipendono direttamente, le paggerie sono aperte più dei collegi all'instaurarsi di forti legami personali dei giovinetti nobili con i loro superiori e i loro insegnanti. I carteggi di Vincenzo Viviani, maestro di matematica dei paggi granducali di Toscana, documentano che nel 1659 l'eminente scienziato galileiano si dedica a un gruppo di aristocratici giovinetti a lui legati da una relazione di viva cordialità. L'origine geografica di questi ragazzi, abbiamo un Bottadorno, un Cansacchi, un degli Albizi, un Carlotti, varia dallo Stato di Milano alla Repubblica Veneta, dal Granducato di Toscana allo Stato Pontificio, e riflette dunque l'importanza politica, economica e culturale riconosciuta alla Corte Medicea nell'Italia centro-settentrionale. Ma non sarebbe giusto parlare di un'autentica amicizia esistente tra tutti costoro e Vincenzo Viviani, o almeno non del sentimento di affezione e solidarietà che si rafforza a cavallo del sesto e settimo decennio del secolo tra il celebre matematico e uno dei suoi allievi, Bruto della Molara. L'estro giovanile del paggio Molara e le sue difficoltà nell'apprendimento della geometria non demoliscono infatti la convinzione, coltivata da Viviani, di conoscere nel cavaliere romano un ragazzo provvisto di rare doti umane e intellettuali. Cito: «O quanto è vero ciò che dissemi un giorno il nostro sapientissimo Galileo», esclama Vincenzo giocando sulle parole, «che si trova talora assai maggior differenza tra uomo e tuomo che tra uomo e bruto». Una splendida lettera di Bruto della Molara a Vincenzo Viviani, spedita dalla villeggiatura di Piediluco nel territorio di Terni,
fornisce la misura della familiarità che nel 1663 il paggio 24enne può permettersi con il suo singolare maestro, più anziano di lui di 17 anni. L'incanto del delizioso paesaggio naturale, con le placide acque lacustri e le distese silvestri sulle alture circostanti, si completa, cito, nella vista superbissima, ma talvolta orrida, dell'adiacente cascata delle Marmore. Alla luce del sole si caccia e si pesca. Al vespro ci si ritrova in casa di un nipote del vescovo di Terni, Sebastiano Gentili, ove risuonano canzoni in allegria. E tuttavia Molara avverte nel profondo la malinconia per la lontananza di qualcuno che avrebbe reso la natura e l'umanità del luogo ancora più gradevole e memorabile. Questo grande assente non può che essere Vincenzo Viviani. Cito: voi solo, caro amico, mi ci mancate per condirmi ogni contento, perché con voi potrei alleggerirmi di passione che non posso a nessuno conferire, oltre la vostra conversazione. Le condizioni ambientali per valorizzare la sperata partecipazione dell'amico e maestro appaiono ideali, poiché in quei sereni frangenti le algide gerarchie sociali sembrano sciogliersi alla brezza della libertà. Nel piccolo borgo di Piediluco, specchiato nel lago, cito, lontano dagli illustrissimi e dai complimenti, nemici capitali del galantuomo, è più nobile chi è più vestito cacciatoresco e chi servitori non ha è da più degli altri. Nell'intreccio tra realtà e sogno, che si avviluppa nelle parole del paggio granducale Bruto della Molara, l'amicizia si emancipa dai fardelli e dagli orpelli delle convenienze di società. Ne consegue il totale annientamento dei riti di potere della corte principesca e più in generale delle remore che guidano i comportamenti del ceto dirigente e dei suoi educatori. In altri termini, allo scopo di far trionfare in pieno la dimestichezza e l'amore, il maestro, il precettore, si scopre esonerato dai vincoli di riservatezza che gli sono richiesti dal sistema pedagogico vicente nei palazzi e nei convitti d'epoca barocca. A dispetto delle gerarchie e della disciplina prescritte dalle autorità e mediate dall'opera di prefetti e maestri, è dunque la libera espressione dei sentimenti che il giovane nobile pone al centro del suo orizzonte soggettivo. Talvolta la timidezza, una religiosità incline al rigore o l'opportunismo possono in parte celare o addomesticare questa spinta ordinaria dell'affetto particolare. Cito quella nuda e semplice e franca libertà, come l'aveva ricordata Stefano Guazzo nel Cinquecento, che un cavaliere adolescente dispiega verso un altro uomo. E non di meno, anche quando l'avanzare dell'età, le responsabilità familiari, le rivalità nelle corti e negli eserciti avranno inasprito i suoi tratti, probabilmente un poco di fuoco continuerà ancora ad ardere nel gentiluomo divenuto adulto, sotto le ceneri di un mondo giovanile che precettori e governatori non sempre sono riusciti o hanno voluto vincere e dominare. Grazie. Grazie molto. Sì, non l'ho presentato. No, non l'ho fatto. Sono sempre breve, non faccio cose lunghe, il tempo è contato. Quindi no, ringrazio, è già andato via Alessandro Conte del suo intervento molto denso che ci ha dato una ampia prospettiva sul problema molto complesso dell'interno della relazione pedagogica costruita o percepita attraverso il legame di amicizia. E questo secondo me è un approccio molto produttivo, perché siamo in un periodo che è stato spessissimo considerato attraverso
i processi di disciplinamento sociale, di controllo dell'individuo, e quindi porre sì il problema come l'ha detto alla fine, della libera espressione dei sentimenti in questo tipo di società, mi sembra un punto di vista molto originale e forte. Quindi potremmo senz'altro discutere della sua proposta.